Buongiorno ragazzi e ciao Paola, sole, luna, cervia. Ciao a tutti, sole, luna, cervia. Sole, luna, cervia. Allora ragazzi, vi dico subito che se lei mi sembra un po' così perché non sente benissimo, quindi la colpa è nostra. Abbiamo fatto delle prove, era perfetto, adesso abbiamo la connessione un po' che va e viene, ma... Ogni tanto un po' elettrico. Ok, quando ha lo sguardo un po' perso è perché non sente, non perché è strana. Ok, allora intanto complimenti, il salone scoppia di luce, di luminosità, un albero bellissimo, davvero. Tutta opera vostra? Grazie, sì, tutta opera nostra, anche perché dato quest'anno un po' incerto e particolare, era giusto illuminare quel che c'è intorno e quindi no. Sì, assolutamente. La allora, fortuna di lavorare in questa zona con una grande vetrata, quindi davvero mi piace molto il mio negozio. Dopo voglio che vai fuori, mi fai una foto dall'esterno, perché il fatto che ci sia così tanta luce, poi di fatto diventa una tua vetrina, un tuo richiamo per i clienti, no? Lo notano. Diventa sicuramente il piacere di lavorare in una luce naturale, che è meravigliosa, e soprattutto devo dirti, forse la particolarità di questo negozio, essere davvero affacciata in queste chiome di pini che sono davvero belle. Caratteristiche di cervia. Io a Cervia ci sono stato quando avevo 18 anni, vedete. Sì, eh. È passato un po' di tempo. 2 anni fa, insomma. 2 anni fa, brava. Allora, intanto vedo che hai sistemato dei prodotti che sono prodotti che tu usi, no? Vedo Olaplex, vedo Joico, e questo mi permette di entrare un po' nella tua specializzazione del salone. Cioè, perché io ti faccio la solita domanda che faccio a tutti: perché io devo scegliere te? In che cosa siete specializzate? Ma guarda, sicuramente a noi piace lavorare con una struttura di capello sano. Lavoro da tantissimi anni con Joico, perché è un prodotto che a me piace tantissimo, e ultimamente, considerando la richiesta di tante schiariture anche un po' più estreme, abbiamo pensato di adottare Olaplex, e devo dirti con ottimi risultati e grande tranquillità soprattutto. Siamo specializzati in schiariture, sfumature. E vedo che anche tu non ti sei tirata indietro nel provare la tua stessa tecnica, no? Cioè, vedo fantastico, tra l'altro, questa sfumatura davvero naturale, davvero bella. Adesso non lo dico perché sei qua, ma cioè, proprio l'effetto scenografico è perfetto, proprio ti fa un contorno, un quadro. Un degradé, cos'è che hai di particolare? È una tecnica di colorazione verticale, si chiama Charpelle, ed è un nostro cavallo di battaglia, nel senso che abbiamo fatto questo percorso formativo circa 4 anni fa, scegliendo di andare a fare questo percorso a Bari. A Bari, quindi al sud ne sanno, perché se vedo il risultato è notevole. Davvero, siamo state davvero entusiaste di questa tecnica. Tant'è che l'abbiamo sposata, appunto, forse le uniche al nord fanno questa tecnica, sicuramente di nicchia. Ed è, diciamo, una tecnica di, appunto, di colorazione in verticale. Ma nel dettaglio, come fai? Quanto tempo ci metti? A seconda della densità del capello che hai, incontri, della lunghezza, mediamente è una tecnica che ci serve un'ora, un quarto, un'ora e mezza. Ok. Diciamo che la particolarità di questa tecnica che schiarisce, colora e tonalizza nello stesso tempo, quindi in un'unica seduta hai questo sistema di bellissime sfumature. Possiamo dire che l'estate non finisce mai a Cervia. L'estate non finisce mai, vero, assolutamente. A parte che è la stagione che io preferisco, ma soprattutto sui capelli la luce è sempre meravigliosa. Questo nome Sole Luna deriva appunto dal fatto di aver pensato le varie sfumature dei capelli. Questo gioco di luci e ombre, no? Diciamo che fanno questa tridimensionalità che tra l'altro io vedo, e ti assicuro che si vede anche così con un collegamento a distanza, con una webcam, quindi immagino se dovessi venire in salone ancora di più, perché tra l'altro adesso avete una luce molto calda, no? Quindi rimane anche se un po'... Sai che...
Ovviamente il calzolaio va sempre con le scarpe Però rotte. questa volta le scarpe c'è un bel tacco 12 messo bene, se devo fare una metafora. Va bene. Ok, qu quanti siete in salone a lavorare? Siamo in tre, Ok. io, Monica e la più piccolina Lucia. Più piccolina cosa vuol dire? La più piccolina sia d'età che di statura, Pascal. Ok. Ma perché poi Deve deve crescere ancora. crescere. Ok. Monica lavora con me ormai da una decina d'anni, Lucia solo da 2 anni. E così, quindi Quindi insomma, Monica fa parte insomma della che Monica fa parte dell'arredamento. Monica fa parte dell'arredamento. E Lucia adesso stiamo un po' ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando, sì, la più piccolina. Diciamo che Monica è quella che comunque ha sposato con me questa pazza idea di andare a fare questo percorso Sharpel così lontano, e No. quindi sai, puoi immaginare comunque i vari weekend, lasciato il negozio alle 18:30, volati giù a Bari, da Bologna, Bologna-Bari, quindi per già riferirsi. anche andare a Bologna, quasi quasi secondo me facevi prima andare diretta, Macchina, non è vero? che ci cambiava tanto. È chiaro che ottenere una schiaritura non sempre è possibile nell'immediato, quindi con più sedute si riesce ad ottenere un risultato, diciamo, più chiaro o più scuro. Se, cioè, lo scuro non è mai un problema, insomma, realizzarlo, però effettivamente per quel che riguarda magari un effetto chiaro come il mio, tenendo sempre presente di rispettare al massimo la struttura del capello, spesso si fa anche in 2 sedute, a distanza di 1 mese e mezzo, 2, Ok, si così crea come quindi un si gira. percorso. Salone però che non fa soltanto schiariture, no? Ma siete anche molto molto posizionati, comunque forti per quanto riguarda l'infoltimento, diciamolo a 360 gradi, nel senso che sia per problemi di cadute, di un certo tipo, caduta di capelli, piuttosto che alopecia areata, mi dicevi, una cosa purtroppo che coinvolge anche ragazzi giovani, come anche semplicemente infoltimento perché ne voglio semplicemente di più per la mia serata da gara, diciamo. Ecco, Certo. che tipi di servizi date? Allora, sicuramente extension di keratina, classiche, fascette, o appunto, diciamo, il lavoro più delicato, soprattutto per affrontare un infoltimento. E devo dirti che negli ultimi forse mesi o anni mi sono resa conto che si è abbassato fortemente l'esigenza di avere proprio risolvere un problema di alopecia areata. Quindi l'infoltimento va veramente a risolvere questo problema senza ovviamente trapianti, perché non Sì, siamo vabbè. medici, però è un discorso cosmetico bellissimo, perché la cliente si ritrova con questo infoltimento ad avere i capelli una bellissima chioma folta, come Subito. aveva Cioè, subito, subito. proprio immediato. Entro in salone, la sera esco e. Dopo una Tanto. consulenza, dopo una insomma, Una anche perché strategia, sono, una diciamo. strategia, sono prodotti comunque particolari in cui si personalizza a seconda della cliente che hai, a seconda del colore, a seconda della tipologia del capello. È un servizio che va veramente a risolvere un problema estetico importante. Oltre alle solite, che non meno importanti, extension, infoltimenti, ma sicuramente più, Diciamo più un vezzo, nell'altro più caso è proprio, timbezza, ecco, proprio un problema certamente. psicologico. Ecco. Nell'altro verso, cioè, con un altro sistema, invece risolve veramente un bel problema, e quindi la donna torna ad essere felice, Sì, sorridente, perché perché la donna comunque se, sappiamo che con i un bel capelli è una contorno. cosa completamente Sì. diversa. Io lo dico sempre, le nostre extension, vi avviso i clienti, creano dipendenza, perché Sì, è vero. l'extension in sé è un prodotto sicuramente un vezzo, però chi ama l'extension poi ci ricade sempre. Esatto, perché si sente nuda senza, diciamo Si così, sente no? nuda, soprattutto magari anche soprattutto nel periodo estivo, sei sempre più svestita, quindi vestirsi di capelli, che trovo sia bellissimo.
Sai che ho un'amica che ha problemi di alopecia, no? E quando però ha cominciato a fare, diciamo, a trovare questo tipo di soluzione che i parrucchieri come te offrono, la situazione è migliorata. Cioè, proprio senza prendere niente di particolare, cioè, proprio semplicemente avendo dei capelli in più, non so, forse psicologicamente la situazione migliora. Psicologicamente migliora tantissimo, sia il discorso psicologico, di conseguenza è proprio tutta una conseguenza positiva. Quindi spesso anche a me è capitato di avere fatto questo servizio di infoltimento a persone anche molto giovani e facendo di memoria queste foto in precedenza fatte proprio per avere una memoria visiva di quel che avevi sotto prima. Mi rendo conto che nel tempo, nei mesi, migliora molto. Ovviamente quando andiamo a rimuovere la microlinea, perché è un sistema che ha bisogno del nostro supporto mensile, tant'è che grazie anche a questo, infoltimento siamo riuscite a far arrivare nei nostri clienti anche da fuori comune, perché logicamente è un sistema che viene riconosciuto quasi a livello medicale, perché comunque tu crei una risoluzione a livello psicologico al cliente e non ne può fare a meno, di conseguenza viene riconosciuto come una affiliazione al parrucchiere a cui ti affidi per fare questo infoltimento. E devo dirti che anche io noto tanto, le foto parlano del sistema in quanto migliorano anche i capelli già che ci sono, migliorano tanto, proprio per una condizione psicologica che migliora di autostima e di benessere. Poi vedo, io sto curiosando intanto che tu mi parli sulla tua pagina di Facebook, ti faccio i complimenti per una delle poche pagine che vedo perfetta, nome utente, le foto fatte bene, descrizioni. Ok, vedo che fate anche liscianti, liscianti, no? Cheratina, che tra l'altro non risolve i danni provocati dallo styling, non lo diciamo, no? Però aiuta a disciplinare i capelli, aiuta proprio a sentirsi bella. Ecco, Assolutamente, beh, chi. risolvi poi un discorso di praticità, perché tanto chi va in palestra, chi suda tanto, chi avere sempre i capelli in disordine, mentre questi sistemi di stiraggio ti aiutano, ti avvantaggiano tantissimo ad avere sempre una piega a posto. Ok, ma questi quanto durano? Cioè, è vero che durano 3 mesi? Per 3 mesi io sono tranquillo, diciamo, che ne faccio di cotte e di crude, Assolutamente passami il sì. termine. Diciamo che vanno supportati anche a casa con prodotti per una continuità. Un home care a casa ti aiutano anche a portare al servizio anche a 4-5 mesi. Chiaramente dipende un po' dal capello che incontri, ma mediamente 3 mesi sono assolutamente garantiti. Assolutamente garantiti, quindi c'è nessun Sì. problema. Quindi soprattutto d'estate, ma come hai detto tu, palestre, vado veloce, mi asciugo, Boh, tutto. risolvi il 75-80% del tuo capello, sei sempre in ordine. Fantastico. Qua, poi sono andato giù, no? Vedo Susanna con la sua bella chioma ha illuminato l'ultimo passaggio. Adesso tu non la stai vedendo, però in sovraimpressione c'è e non so se te la ricordi. Sì. Vedo, cioè, pazzesco questo lavoro. Com'è che l'hai fatto a fare? Questo è sempre Sharpel. Ok. Quindi è questa tecnica di schiaritura, nello stesso tempo copri in questo caso Susanna ha i capelli bianchi e quindi viene ovviamente ricoperta la ricrescita e creato questo gioco di sfumature. Abbiamo pensato a questo colore autunnale perché non è una bionda come lo sono io o come tante mie clienti che alla fine secondo me rappresenti un po' quello che tu porti anche in giro. Però ci Certo. sono tante castane che hanno voglia di sfumature, quindi benissimo quel che riguarda il discorso di una bruna illuminata, questa chioma, non con la classica, magari non con le classiche tecniche di Di mesh, mesh, sì. ma E bensì con questa poi nuova. vado oltre e non posso non guardare questa immagine dove cioè, l'esigenza di togliere il giallo, no? Cioè, l'orribile effetto giallo con queste, e ritrovare queste sfumature incredibilmente. Sembrano proprio che una è sempre fatta così. Poi c'è la foto del prima e dici: no, Sì, ma a cioè, volte sono inquietanti e quasi dici, incredibili, no, allora dico: no, chiaramente. Photoshop, no? Che classica cosa. Invece, no, non è così. Quindi No, anche è per vero. rimuovere questo, sai, questo giallo, a parte che il giallo un po', virgolette, giallo, ragazzi, sta tornando un po' di calore quest'anno, si dice. Sai, poi si segue sempre un po' la stagionalità.
Io consiglio sempre alle clienti che comunque cercare di, ovviamente, di consigliarli sull'incarnato della propria pelle, di quel che è la stagionalità, anche di colori, di abbigliamento che uno indossa. Chiaramente d'estate si è già supportati da tantissima luce e colore. Di conseguenza, mi viene da pensare che il chiaro, il biondo, sia sempre estremamente luminoso e bello, ma d'inverno a volte ti viene da pensare che una sfumatura molto chiara su un incarnato altresì pallido, cerchiamo sempre di fare una buona consulenza perché la cliente sia seguita anche proprio nella stagionalità. Cosa intendo? Intendo che d'estate vedo magari il chiaro sicuramente sempre luminoso, ma non vedo un estremo chiaro per l'inverno. Dipende un po' chi hai e l'esigenza della cliente che hai, però ovviamente i toni caldi sono meravigliosi in inverno, considerando che si è più pallidi di viso, di conseguenza sempre importante avere una buona consulenza per vedere di avere una buona immagine, un bel Nata. incarnato Per e cercare di consigliarle al meglio, ecco. bilanciare un po'. Certo. Curiosando sempre, vedo che però è anche clientela che osa, quindi colori diretti, no? Direi, vedo dei verdi, degli azzurri, cioè proprio molto molto importanti. Sì, Ecco, vero. o dei viola adesso. Ecco, ma cambiare così un look, no? Cioè, devi essere poi pronto a portarlo uno. Poi c'è anche un discorso perché tu escono così perfette, no? Però questi colori diretti del tempo cominciano un po' a perdere, diciamo, la loro brillantezza, no? E c'è da preoccuparsi per uno viraggi, cose strane, oppure voi siete riusciti a trovare, diciamo, una soluzione per cui sì, cambieranno i toni, però avrai sempre una bellissima cosa da portare addosso. Solitamente chi è abituato a portare certe colorazioni un po' forti, diciamo, sa già che comunque hanno un determinato periodo e quindi già abituate a comunque ripassare in salone per un ritocco. Magari mi viene da pensare a un viola fatto estremo, molto chiaro, per poi passaggio successivo, dopo 20 giorni, 30 giorni, un grigio, senza essere costretti a fare una decolorazione, come spesso diamo in dotazione a casa per il mantenimento balsami colorati più adatti alla sfumatura che uno sceglie. Monica lavora con me da qualche anno, ha un bellissimo rosso che lei mantiene benissimo con un conditioner rosso. Quindi questi consigli dati per casa. Quindi c'è proprio una strategia che solo il tuo parrucchiere può darti, perché al supermercato queste cose non ci sono, al di là del Sì, prodotto che cambia. assolutamente. La consulenza parte davvero da un consiglio dato per casa, ecco. Capitolo sposa, quest'anno sicuramente ridotte, perché volendo o lenti siamo in questa situazione. Voi le fate? Se sì, che tipo di servizio date? Io mi illumino con le spose, amo le spose, Ok. amo il matrimonio in sé, quindi cerchiamo proprio di dare il consiglio che è, diciamo, dalla selezione quando decidono di venire a parlare per fare il pacchetto spose, per proprio seguirle. Solitamente io dico sempre, la parrucchiera è quella che entra per prima il giorno del matrimonio, esce per ultima. Proprio perché spesso dall'emozione la stessa famiglia dimentica di chiudere casa o mettere dentro casa il cane. Quindi questo si crea una sinergia incredibile, meravigliosa, perché sì, quest'anno devo dirti, le spose che abbiamo fatto sono state poche. Quest'anno era un anno particolare, 2020, quindi bellissima l'idea della data, ma purtroppo sfortunate quelle che dovranno, sfortunate, no, in realtà hanno scelto di farlo poi l'anno prossimo, quindi avremo sicuramente tante più spose l'anno prossimo, quelle sommate
dell'anno di quest'anno a quelle che decideranno di sposarsi comunque nel 2021. La consulenza è la base di questa bella giornata perché secondo me si crea una sinergia in effetti di fiducia e di consigli perché Allora, la sposa certo, deve essere deve essere perfetta, ecco, perfetto. per sì. Andiamo verso il Natale, sarà un Natale un po' bloccato, purtroppo così, perché inevitabilmente ci faranno portare avanti le lancette di 3-4 ore per fare il cenone alle 6 di sera, no? Ci sarà questa cosa. Voi che tipo di offerte state facendo? Offerte, proposte, diciamo, passami il termine, offerte verso le clienti per proporre soluzioni. Diciamo a farle un po' illuminare il viso, fargli dimenticare questo periodo un po' di mascherine e di lasciarci qualche problema alle spalle. Guarda, innanzitutto infondere, cercare di veramente dare, non si può dire positività, perché non è il termine giusto, ma l'entusiasmo di affrontare questo momento, cioè dare valore a quello che si ha, che in realtà è tantissimo, quindi in questo caso la famiglia, quel che sarà una gioia di vivere comunque un momento più intimo, perché probabilmente saranno limitati anche. Ecco, però cercare di essere sempre a posto, meravigliose, quindi a noi le nostre belle pieghe, quindi cercare di fare, Se oltre ad avere anche questo il tocco di pranzo luce. sarà intimo, non trascurate il vostro aspetto, perché Questo, infatti. ci saranno delle foto che vi ricorderanno quel momento e Davvero, quindi non ha valore, ottimo. no? Il fatto di stare bene con te Non ha stessa. Ok. valore. Essere a posto, essere in ordine, sentirsi gradevoli. Esatto, per se stesso, perché non soltanto perché magari ci sono meno occasioni di No, andare a trovare gli certo. amici, adesso mancheranno le cene aziendali, perché c'è tutto un discorso, no? Questa cosa qua. Certo. Però guardarsi smettere una mattina e dici, però, vedi, oppure presentarsi alla videoconferenza di turno che ti dicono, wow, cosa hai fatto, no? E secondo me non ha prezzo una cosa di questo tipo, al di là che ti vedono in Assolutamente. meno. Cioè, cercare sempre di, sì, indossare la mascherina, ma Certo. saranno gli occhi comunque a sorridere, quindi cercare di puntare su questo, pensare di, che, chiaro, ci sono state situazioni magari difficili, non sarà per tutti facile, ma senza dubbio cercare di guardare oltre, il meglio arriva, piano piano dobbiamo assolutamente pensare in modo ottimista. E Ottimista e vedere positivo. Pensa positivo. positivo. Pensa Pensa positivo. positivo. Sì. Va bene. Dai, siamo in chiusura di questa bellissima chiacchierata. Vedo che cambi gli orari del salone a secondo delle situazioni che si presentano. No? Sei flessibile in questa cosa qui. È tanto tempo che fai questo tipo di strategia, quindi d'estate un orario, in altri periodi dell'anno un altro, così. Hai una scelta che ha pagato, virgolette, cioè. Ha pagato sicuramente, diciamo che da questo ultimo periodo abbiamo scelto, allora, senza dubbio noi siamo legati a un discorso più estivo, considerando che è ovviamente una località di mare e di terme. Però il fatto di questo anno particolare ci ha permesso di pensare anche a fare sedute one to one. Cioè, lasciare la cliente tranquilla anche da sola con me o con chi dello staff preferisce. Quindi cercare di andare incontro, la flessibilità è all'ordine del giorno. Lo è sempre stato per me, perché secondo me andare incontro alla cliente è il mio pensiero. Cioè, lo è sempre stato, non mi ha mai pesato avere la possibilità di lavorare. Se una persona non riesce a venire in determinati orari, non sono così fiscale. La fortuna, insomma, di lavorare in questa zona che lavori magari tanto d'estate, d'inverno ci permettiamo di avere 2 mattine, chiuse, la mattina del martedì e giovedì, ma nel periodo proprio legato al discorso termale, quindi principalmente, diciamo, mattina del martedì e giovedì. Ma diciamo dal periodo che va da gennaio fino a maggio. Ovviamente lavorando con appuntamento è molto più facile. Di conseguenza, per una tranquillità anche delle persone, delle clienti, avere
la possibilità di essere anche, appunto da sole in salone, quindi avere questa tranquillità dato questo periodo se vogliamo, di paura, perché è inutile dire, la sensazione c'è. Sì, c'è questa cosa, ma lo vedi, è innegabile, no? Uno cammina dall'altra parte della strada, ti Certo, sposti un po' di più, un po' di ti qua, sposti. perché è Io spero purtroppo. davvero venga cancellato con un bellissimo colpo di spugna tutto questo periodo terribile e venga dimenticato, come fanno i bambini e Sì. cercano di vedere oltre. Guarda, io mi ricordo quando ero piccolo che c'era lo Stato che non aveva la possibilità di pagare la benzina e si andava in giro in Tutti in bicicletta, non c'era in giro pattini. nessuno sui pattini. Questa cosa qui era pazzesca e speriamo che rimanga una cosa Sicuramente così, rimarrà, sì, che perché ecco, poi più ci sono decisa. state altre esigenze. Ecco, quello che è importante è che voi siate strutturate per far fronte a qualsiasi coronavirus arrivi, no? Perché ci sarà sempre un coronavirus sotto un'altra forma, una volta è la benzina, una volta è il coronavirus, un'altra volta è perché boh, però avere un piano di azione è una strategia è fondamentale. Vedo che tu ce l'hai, sei strutturata, pagine di un certo tipo, comunicazione, corsi, aggiornamento. Ti dico questo perché abbiamo delle aziende che chiamano e mi dicono: ma come sta andando? Perché ci sono dei parrucchieri che non ordinano neanche i prodotti e aspettano Natale, no? Dopo ci sarà il problema che non si avrà il prodotto in salone, arriverà la cliente e tutti faranno questa cosa qua e dopo non ce l'hai. Come fai dopo? Cioè, Assolutamente. insomma, una cosa un po' diversa. A Tra me l'altro, piace avere la tranquillità di avere piuttosto qualcosa in più che qualcosa in che meno. qualcosa in meno, ecco. E poi dopo ci si fa una strategia di marketing per Sì, tirare via sì, quella cosa in più, ecco, questo è il concetto. certo, vero. Ok, volevo parlare con le tue collaboratrici, ma come sempre si Ma dileguano, no? Cominciano a pulire, imbiancare. una è diventata sordomuta e l'altra cieca e L'altra sorda. che stanno facendo il presepe. Stanno facendo, sta ad raccogliere il muschio. Il muschio fuori, asfaltando la strada, di tutto di più. Salutiamole ancora perché i loro nomi. Ciao Monica. Monica, Ciao. ok, sentiamo di qua. Ok, una alle Ciao. Ciao spalle con Monica. distanziamento, che tra l'altro è in operazione di cambio In look. Restyling operazione di restyling. per il Natale, per essere pronte, perché quando arriva la cliente dice: wow, guarda qua, Wow, che rosso meraviglioso. cosa hai fatto? Lo voglio anch'io. Ti dicono così, no? Esatto, Capito? Ok. certo. E l'altra? Lucia, che Lucia sono Lucia in è quarta dentro nel lezione. lavatesta. Vieni a salutare, Lucia. Eccola Ciao. qua, ciao, ok, Ciao. perfetto. Complimenti per le divise intanto, davvero Grazie, grazie. professionali, perfetto. Tutto la Paola, è la Paola che è il motore di questa. Grazie, ho la fortuna di È avere loro. un motore scoppiettante. Ok, va bene, dai, Loro grazie. sono la mia grande risorsa. Mi hanno supportato e sopportato durante il lockdown in quella grande bolla di cosa dovevamo fare. Ma voi soprattutto, devo Noi sempre davvero ringraziarvi che siamo venuti a seguono. rompere un po' le scatole, a scuotervi un po', no? Come È i post che proprio mettiamo ogni bellissimo. tanto, se sono un po' Certo, esatto, legattare. gattare, ma servono per fare pensare. A tal proposito, c'è un gruppo, Parrucchierando on Demand, che è esclusivo per i parrucchieri. Vai lì che ti spieghiamo perché abbiamo messo il post delle gattare, perché c'è tanta roba dietro quel post, come in tanti altri. Guarda, condivido sempre volentieri i vostri contenuti perché sono veri e Sono veri, interessanti. perfetto. Ti ringrazio, un bocca al lupo e Ringrazio buon Natale se non ci tantissimo. vediamo. Vedrò se riesco a ripassare magari più avanti. Io Ok, ti aspetto. va bene. Ragazzi, se avete Grazie. un salone, peschereria capelli, che si prende cura dei vostri capelli, del cuore capelluto, insomma tutta una problematica, Sole e Luna, parrucchieri, Cervia. Ciao a tutti, ciao Paola, Grazie mille. A ciao, presto. ciao, ciao. Ciao.